Benvenuti amici dello chalet, sono Emanuele. Oggi prepariamo la nostra torta moderna con l'inserimento all'interno di gelé e frutti di bosco, composta da lamponi, mirtilli, fragole e fragoline di bosco. Assembliamo il tutto con zucchero e andiamo a mettere sul fuoco. Una volta frullato il tutto, come potete vedere, ci spostiamo il lato dei fornelli in modo da permettere alla frutta di asciugarsi bene insieme allo zucchero e poi aggiungere la gelatina. Facciamo questo per circa 10 minuti. Una volta che la nostra purea di frutta è arrivata ad ebollizione, dobbiamo solo aggiungere la cola di pesce. Una volta assorbito la cola di pesce, il nostro gelé è pronto, basta solamente filtrarlo all'interno qua. Una volta filtrato il nostro gelé, lo andiamo a versare all'interno di questo imbuto. Lo andiamo a versare nei nostri stampi di silicone, che serviranno dopo per fare l'inserimento all'interno della torta. Lo versiamo prima all'interno di questi stampi e poi lo portiamo all'interno dell'abbattitore. Ok, una volta versato il nostro gelé all'interno dei stampi, non ci resta altro che metterlo all'interno dell'abbattitore, a meno 40 gradi. Adesso iniziamo a preparare la nostra torta moderna. Prendiamo del foglio di carta cetrata, lo mettiamo all'interno della nostra fascia. Questo è il biscuit bianco che abbiamo preparato noi. Una volta ottenuti le nostre forme di biscuit, le andiamo a bagnare con la strega a 12 gradi. Adesso mettiamo la nostra panna all'interno della nostra fascia. E la andiamo a lisciare sulle pareti con la nostra spatola. In questo modo. E al centro, nello spazio che si è fatto, andiamo a mettere il nostro biscuit bagnato a strega a 12 gradi. Una volta posizionato bene il nostro biscuit, andiamo a mettere la nostra crema chantilly. Una volta messa la crema chantilly all'interno della nostra torta, non ci resta altro che prendere il nostro gelé, che come potete vedere è molto modellabile, questo grazie al nostro abbattitore. Ok, una volta preparata la nostra torta, che è finita ed è abbastanza battuta, e andiamo a colare la nostra glassa di frutti di bosco, fatto da noi con frutti di boschi freschi. E la andiamo a colare così. Passiamo un po' la spatola sopra. La appoggiamo sul piatto. Ok, adesso non ci resta che decorarla. Mettiamo una sorta di decorazione di cioccolato che abbiamo fatto noi. Le fragole. Lamponi.